L'azienda si presenta da sola, a livello globale arriva a quasi 15 miliardi di fatturato. Diciamo che in Italia, per rimanere in Italia, l'azienda per la quale lavoravo, Gran Vision Italy, è entrata nella famiglia EssilorLuxottica e si sono unite per andare a formare il primo player italiano dell'ottica, che arriva quasi a 600 negozi sul territorio nazionale. 600 negozi che fino a ieri erano solo 300 per noi, abbiamo servito in un determinato modo, che era un magazzino di proprietà, quindi facendo proprio un'attività di distribuzione, proprio distributori. Invece adesso siamo entrati in un universo, che è l'universo produttivo. Integrato completamente, con sempre un magazzino di proprietà a Sevico, però insieme a tutta la parte, diciamo, di produzione, e quindi non abbiamo più tutta quella parte di grande movimentazione merce, perché ci arrivano semilavorati da produrre. Sto accompagnando l'azienda a integrare completamente questi negozi. Ci siamo dati come limite quello di marzo 2023 per avere lo stesso gestionale di cassa in tutti i nostri banner. Abbiamo 6 banner, perché abbiamo Salmoiraghi e Vigano, Corner Optique, Gran Vision Italia, Oliver People, quindi abbiamo tante identità che però, diciamo, back-end vorremmo che lavorassero tutti con gli stessi processi e le stesse metodologie, anche per rendere un po' intercambiabile. Qualche numero in termini di SKU, che cosa vuol dire per chi non conosce l'ottica? Qualche numero in termini di SKU, diciamo che le esposizioni dei negozi vanno dalle 600 SKU dei negozi piccoli alle 1500 SKU dei negozi grandi, parlando solo di occhialeria. Certo. Se poi andiamo a prendere dentro le lenti a contatti, i liquidi, le triplicano, diciamo. Sì. Noi in questo momento abbiamo uno sforzo, che è quello principale, che è entrare nell'universo di EssilorLuxottica. Di conseguenza, il magazzino che abbiamo a Bologna, prevediamo una dismissione entro il 2023, se siamo bravi entro la metà dell'anno, ma questo non è possibile se non siamo integrati, ovviamente. Che cosa ne guadagnerai nell'integrazione? Infiniti vantaggi e pochissimi contro, nel senso che intanto il nostro fornitore principale, che fino a ieri ci ha fornito il 60% del materiale, adesso diventa nostro partner, quindi diciamo che sia a livello di priorità nell'allocazione di determinate risorse quando sono scarse, eccetera, siamo entrati in un universo che ha Gran Vision come player globale, perché Merge and Acquisition è stato fatto su tutti i paesi, quindi quasi 6 billion, insomma. Gli può dare solo che delle economie di scala vincenti, come poi la fusione che hanno fatto prima, sì, perché la nostra è stata un'acquisizione, invece prima ha fatto una fusione. Tu che fai il procurement, neanche, però tu fai il procurement di servizi logistici, dici qualcosa un po' sulla cultura del procurement, qui porti una voce ancora diversa, no? Abbiamo sentito la voce naturalmente di chi segue l'operation, di chi è a metà strada, tu hai ancora una vocazione di demand. Sì, io per 5 anni ho fatto anche, oltre la parte, diciamo, di demand e supply planning, che poi è diventato un sales and operation planning negli ultimi anni, ho fatto tutta la parte di acquisti indiretti, ovviamente coadiuvato da un team, e purtroppo però gli indiretti continuano a essere direttamente sulle dita, e quindi ogni centesimo che risparmi, lo risparmi e lo guadagni di utile. È competitività. Non c'è ancora stata la parte che invece vediamo per i provider logistici, cioè da commodity, taglio dei costi a effettivamente un valore aggiunto che possa in qualche modo ritornare. Quest'anno, come negli ultimi 3 anni, la ricerca ha dato spunti sicuramente interessanti, ma ancor più dalla ricerca essere insieme ai propri colleghi che condividono con te determinate sfide dà una mano per trovare delle soluzioni che siano un po' innovative e uscire dalla propria cerchia e lasciarsi ispirare.